Sono ben contento di essere qua in questo giovedì per lavorare. I festeggiamenti per noi sono durati mezza giornata, adesso è già il tempo del lavoro. Matteo Salvini è tornato nelle Marche per incontrare gli eletti, i non eletti e gli esponenti del partito che hanno contribuito alla vittoria del centrodestra, con la Lega primo partito della coalizione e secondo a livello regionale. Il leader del Carroccio ha raggiunto Castelfidardo, in provincia di Ancona, dove ha fatto un bilancio dell'ultima tornata elettorale. È la prima regione dove ritengo mio piacere, prima che mio dovere, esserci per ringraziare per la fiducia, che vale più dei voti, per i voti ovviamente, per la responsabilità. Essere il primo partito in consiglio regionale è sicuramente motivo di orgoglio, di gioia, ma dobbiamo lavorare bene e il doppio. Curioso, ha proseguito Salvini, come qualcuno sia riuscito ad interpretare queste elezioni dove c'è una sola regione che ha cambiato colore. Se vinci 2-0, vinci 2-0. Poi non è che, però insomma pensavamo di poter vincere 8-0, abbiamo vinto solo 2-0. Qua se c'è qualcuno che ha perso qualcosa è Zingaretti. Non parlo, per carità di patria, dei 5 Stelle che sono stati eliminati democraticamente da interi consigli regionali. Quindi conto di avere problemi simili per i prossimi 20 anni. Ecco, mi piacerebbe avere questi problemi anche alle prossime elezioni politiche da Presidente del Consiglio. Poi Zingaretti festeggia la sconfitta, però io quelli che festeggiano li ammiro sempre. Bocche cucite invece sulla composizione della giunta in base alle competenze, ha precisato. Ci occuperemo di alcuni settori in particolare, come l'agricoltura, la difesa del territorio, il turismo e l'ambiente. Non do nomi o targhette a caso, in base alle competenze. Noi abbiamo eletto 8 consiglieri regionali, non li abbiamo mai avuti nella storia delle Marche, da che esistono, quindi sarà una bella sfida. Dopo l'incontro con la stampa, il senatore ha tenuto una conferenza che Fano TV ha trasmesso in diretta, alla presenza del neopresidente della regione, Francesco Acquaroli. Spesso, abbiamo sempre detto, a partire dalla ricostruzione, a partire dalla sanità, a partire dalle infrastrutture, il lavoro, sono le sfide che i marchigiani più di tutti ci hanno messo come priorità e che noi dobbiamo assolutamente tenere in debita considerazione. Non sono ancora stato proclamato, ha ribadito Acquaroli, soltanto dopo inizieremo a pensare alla nuova giunta. Invece dovrebbe essere convocato per il prossimo 19 ottobre il primo consiglio regionale dell'undicesima legislatura. Sicuramente ci prenderemo l'impegno e l'incarico politico e non solo, anche umano, di coinvolgere tutti quelli che hanno dato un contributo determinante, perché il concetto di squadra è un concetto assolutamente vincente che dobbiamo tenere in considerazione. Grazie per tutto quello che avete fatto.